Vincere senza godersela può essere questo il tema dello Sporting Sala Consilina, la squadra di calcio a 5 di Serie A2 valdianese che ha battuto il Molfetta, che vede la Serie A poco distante ma che deve fare i conti con i fischi dei tifosi. Il motivo è presto detto. Sul punteggio di 8-1 per i padroni di casa a 8 minuti dalla fine, il tecnico Oliva ha scelto di far giocare il portiere di movimento, una decisione che ha di fatto bloccato il Molfetta. La squadra pugliese, temendo l'ulteriore imbarcata, ha deciso di rimanere nella propria metà campo. Dall'altra parte del campo, i salesi hanno cominciato una lunga e noiosa melina che ha portato i tifosi vaganti del palazzetto dello sport di San Rufo a fischiare prima e abbandonare la struttura sportiva dopo. Lo stesso patron Giuseppe Detta, al suono della sirena, sconvolto, ha chiesto scusa ai supporter. Per la cronaca, lo Sporting Sala Consilina ha davvero dominato ogni aspetto del campo. Da sottolineare anche la presenza in porta nel secondo tempo di Santoro, un talento originario di Atena Lucana. Sala Consilina sale così a 57 punti in vetta alla classifica, a più 10 dal Cosenza, 104 i gol segnati fino ad ora. Mercoledì testa la Coppa Italia con il difficile impegno sul campo di Genzano.